E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge Siamo tornati nella casa della nostra matriarca, la nostra Charlotte che qui intenta cucinare qualcosa perché si sta morendo di fame, ragazzi, fondamentalmente, ok? E Charlotte mia, dove stai andando, ti prego? Cioè, il tavolo della cucina, io non l'ho messo così perché non c'avevo niente di meglio da fare. Eh, santo cielo, ragazzi, vabbè, lasciamo stare. Allora, vieni anche tu a prenderti una porzione, ragazzi. Faccio mangiare i nostri giovincelli perché ci sono delle novità, ragazzi. Ho giocato un po' off camera, come potete vedere. Vieni anche tu a prendere una porzione tesoro appena hai finito di lavarti, fatemi vedere se il piccolino qui ha bisogno, eh dai, che è svanito, santo cielo, sempre i bug mistici ragazzi ovviamente E ora vorrei raccontarvi un po' le novità, iniziamo da Charlotte, Charlotte ragazzi lo sapete è nuovamente incinta Terzo trimestre fra 11 ore, quindi ho giocato un po' off camera, come vi avevo già anticipato l'ultima volta che siamo stati con lei, per cercare di mandare un po' avanti la gravidanza, no? E non farvi vedere sempre le solite cose, eccetera, eccetera. A parte questo, la nostra sta ancora ferma qui. Non ha non ha fatto progressi sotto questo punto di vista, ma le novità ci sono per i suoi pargoli. Partiamo da Alvin, ragazzi. Alvin vi ricordo che è un, ha come aspirazione quella di nemico pubblico, odia i bambini ed è un tipo attivo. Alvin è tornato da scuola, ragazzi. Da andrà a lezione fra 14 ore con questo risultato, studente del liceo da 10. Il nostro Alvin, vi mostro. Sta messo così con la responsabilità, quindi il nostro obiettivo per l'episodio attuale, lascia stare i piatti caro mio, vieni qui, cerca di riprenderti, di divertirti perché altrimenti non ne usciamo, è appunto quello ragazzi di fargli raggiungere la, il massimo, fargli massimizzare la responsabilità, perché una volta che avrà fatto anche quello ragazzi potrà smettere di andare a scuola e, ehm, e potrà passare d'età appunto. Poi abbiamo la nostra savanna, anche Savannah ragazzi, che prima ve la mostro, è cioè, o meglio è, vorrebbe diventare favolosamente ricca, questa è la sua aspirazione. Ed è una tipetta ordinata e creativa, è tornata a casa da scuola con il 10, come potete vedere. E anche lei, ragazzi, ora vi mostro subito, Charlotte, perché non ti fai una porzioncina di affari tuoi? Santo cielo, va bene. Ha la responsabilità quasi sviluppata a palla. Se Charlotte si facesse veramente una porzioncina di affari suoi... Oh, Charlotte, ti prego tesoro, lascia stare quei piatti. Veramente. Guarda, mettiti qui e studia perché è la cosa migliore che puoi fare per tutti noi. Almeno trovi pace. Cara mia, ha detto proprio fra noi, uh, no, che temi, no, 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 la mixologia non ce ne frega niente, uh, non hai il libro qui, vero? Non mi sembra, no, perfetto, quindi dobbiamo recuperare il libro, quello per la fabbricazione, ragazzi, in modo tale, ecco, questo è il volume 3, no, non ci interessa, almeno per ora. Uh, dov'è, dov'è? Ecco, tieniti il volume 2. E recupera il volume 1. Così, cara mia, ti metterai qui a, stu a studiare perché sì, e rileggilo e passa un po' di tempo e trova tregua, tesoro. Dicevo per lei stessa cosa. Lei poteva, poteva sviluppare anche l'educazione, ragazze, ma ci stiamo concentrando anche con lei sulla responsabilità. Partecipa quindi anche lei, ragazzi, deve darsi da fare. Accomodati qui, tesoro, siediti. Deve darsi da fare per cercare, ragazzi, di ottenere. Questo in ritardo, buon compleanno, Alvin. Ok, il massimo massimizzare appunto la responsabilità. Qui, ragazzi, la, sempre ora inizia il delirio cosmico. Poi abbiamo la piccola Abby che è la nostra. Bimbettina truccata, come potete vedere, lei è cresciuta con il trucco in faccia. Vi ricordo che è una birbante turbolenta ed è cresciuta con il tratto ordinata. Quindi, ragazzi, fin da subito ha manifestato un profondo interesse per l'educazione. Quindi non ha senso farle sviluppare la responsabilità, ma noi dovremmo occuparci con lei proprio dell'educazione. Quindi, cara adatti da fare. Tra l'altro, anche lei è tornata a casa con il 10, quindi lei può già passare d'età. Una volta fatto questa cosa con i piatti lo farà. Abbiamo Tyler che ora prenderà una, por una porzioncina, ragazzi, ha ah. comunicazione a livello 3, pensiero 2,5 e mezzo, il vasino quasi a livello 2, il movimento quasi a livello 2 e l'immaginazione dai. 1,5 e mezzo, diciamo, su. Tu non riesci proprio a riprenderti, va bene, allora guarda, no, Leo, ti prego. Vieni qui e occupati di tuo fratello, cambia il pannolino sporco. Ragazzi, mi ricordo se era fratello o no Benedict, sì, ok, fratello L'ultimo nato, appunto, ragazzi, in casa Turner Il nostro Benedict Poi, nutrilo con il biberon E fagli un paio di coccoline, per favore e Vabbè, cullalo almeno Ma che ciurlo state facendo? Ah, per la Peppa, ragazzi Tra l'altro, non capisco perché Emily mi vada in giro conciata in questo modo. Io le ho fatto un cambio look. Emily, ma cosa succede? Per quale motivo sei conciata così? Ragazzi, io le ho fatto un cambio look. Non capisco perché mi vada in giro conciata così. Come se non, non, non l'avesse fatto. Ma stiamo scherzando. È anche uscito il video del suo speedcast. Ragazzi, non posso farcela. Allora, fermi tutti fermi non riesco a capire quali outfit hai fatemi vedere fatemi vedere qua una parola perché 20 anni io questo outfit ragazzi non gliel'ho messo ma come anche questi altri ma io non capisco perché non risulta con un cambio look adeguato no devo risolvere il mistero ragazzi devo assolutamente scoprirlo quindi mi dispiace tanto per uh, insomma, Charlotte, dovrà attendermi un secondo, perché io devo assolutamente risolvere questo mistero. Cioè, io ho fatto lo speedcast delle ragazzuole, l'ho anche salvato in galleria, per ora, scusate, nella biblioteca che ora mi sa non posso visualizzare. Quindi non capisco proprio come mai c'è stata questa cosa. Vediamo di capirlo. Allora, ragazzi, io non so che dirvi. Eccole qua. Io le ho anche salvate nella mia biblioteca. Come potete vedere, Emily Turner e la nostra Audrey. Non riesco a capire perché, invece, qui si presenti conciata in questo modo la nostra Emily. Non lo so, ragazzi. Veramente, non so cosa dirvi. Bug Misty sta pure flirtando con un ex di sua madre. Vabbè, non, non, non voglio saperlo. Dunque, dunque, preoccupiamoci di quello. Che dobbiamo fare oggi? Gli obiettivi odierni ragazzi. Charlotte dovrà partorire. Vi ricordo che per la prima volta è scesa a meno 8. Uh oh, no, è risalita a meno 9 ragazzi. Bene, ok. Charlotte fa sempre come le pare, però va bene. Dovrà partorire e rimanere di nuovo incinta per ovvie ragioni. Patata. Guarda qui. Non è che puoi buttare il cibo avariato, grazie tesoro. Dopodiché dovresti riporre questo. Facci questo piacere immenso, poi ti, passiamo, ti, passiamo, ti facciamo passare d'età. Patato tu qui un disastro, un disastro. Quindi, toccherà a tua sorella accompagnarti. Magari prima tua sorella ripulirà qui. Quindi pulisci sto vasino. Tesoro, ti prego, perché diamoci una mossa. E poi dovremo far passare d'età Alvin, quindi ma non dovrebbe essere difficile far passare d'età sia Alvin che la nostra savanna ragazzi, così diventeranno giovani adulti e saranno pronti ad andare via da casa Turner. Poi dovremo ovviamente concentrarci su Abby, che una volta che ci farà la grazia di ripulire il vasino. Oh, Charlotte, nel frattempo mi ha raggiunto il livello 4 di fabbricazione. Uh, fatemi vedere, ora Charlotte può costruire il tavolo da pranzo, la serie da pranzo, le parti per l'aggiornamento idraulico, le parti per l'aggiornamento della cucina, le parti per l'aggiornamento comune al fabbricatore. Va bene tesoro, grazie mille, grazie davvero, mi raccomando, eh? occupatene. Fammi vedere se tu, magari intanto, bel lavoro, grazie mille. Bel lavoro, ma stavi flirtando con chi non dovevi, vabbè, lasciamo stare. E sta andando a ripulire laggiù Va bene, intanto abbiamo raggiunto il livello 2 di vasino Loro non dovrebbero, dicevo ehm, Con difficoltà raggiungere Il loro obiettivo E speriamo ragazzi se ne andranno di casa Ci concentreremo su Abby perché Ma pure lei, guardate È come se non risultasse fatto Lo, lo speedcast Forse ragazzi perché non le ho collocate In uno scenario Quello non l'ho fatto Però non ha senso Boh, vabbè ragazzi, non lo so e dicevo dovremmo concentrarci sulla piccolina qui presente che ora tra poco non sarà più piccolina sarà adolescente perché già adesso si deve dar da fare sia con il tentativo di massimizzare ragazzi l'educazione ma soprattutto con gli obiettivi da dover raggiungere una volta diventata ah, stai pulendo tu tesoro brava una volta diventata adolescente perché vi ricordo che appena passano d'età e sono adolescenti devono che cosa hai fatto? Ah, hai buttato qua. Ok, devono sviluppare i primi tre punticini di un'abilità. Quindi cerchiamo di darci una mossa, tirare fuori sta torta. Ecco qui. Sperando che ci siano le candeline. Tesoro, guarda, esprimi un desiderio. Tanto, i tuoi sono tutti qui. C'è tua sorella che ti festeggia anche. È venuta qui proprio per il tuo compleanno. E auguri patata! Stai passando d'età, sei contenta, stai per passare d'età. Chissà ragazzi, se anche da adolescente avrà il trucco in faccia. Chi lo sa, magari ragazzi vuole andare contro tendenza e da adolescente si strucca, che può dirlo. Ok, passata d'età, perfetto, deve raggiungere appunto il livello 3 di un'abilità, vediamo se sì, debuttante illustre, ok. Raggiunto il livello 4 di videogioco, fatemela vedere. Oh, oh, signori! Molto carina, per una volta, tra l'altro, una figlia che è serena, ragazzi. Stranamente, eh? Strano, vero? Questa figliuola è serena, quindi fatemi vedere che c'è. Perché? Eh, tesoro, sì, lo capisco, eh, la scuola può essere un vero inferno. Allora, stavo dicendo, la nostra è cresciuta con... Esploratrice della giungla come aspirazione Wow tesoro E ahimè soltanto un tratto ordinata Quindi stavo pensando a questo punto Visto che hai bisogno di divertimento La prima cosa che ci capita davanti è questa Prova a partecipare alla partita tesoro mio Charlotte tu però potevi sederti Non è che Charlotte tesoro Siediti Vedi di accomodarti una volta per tutte Oh tu basta, lascia giocare tua sorella, vai a darti una sistemata, dopodiché si metteranno entrambi i ragazzi, sti due, a lavorare sui progetti scolastici, perché devono massimizzare appunto la responsabilità. Quindi poi fai una doccia riflessiva, magari ti aiuta, non saprei. Mentre tu intanto, cara mia, eh, devi sì, fare questo, forza. Cosa sta facendo Patatino? Cosa sta sviluppando, ragazzi? Ma no, non ci serve sviluppare la comunicazione. Ci servirebbe sviluppare il pensiero. Quindi non è che tante volte ci fai la grazia, sai, per puro caso. Scade didattiche. Impara i bisogni essenziali, dai. Chiediglielo. Prova a chiederlo a tua sorella, Audrey. Mi insegni, vediamo se Odri, ragazzi, sarà brava quanto mamma Charlotte, ma sicuramente perché ha ricevuto, insomma, i suoi insegnamenti, quindi sarà brava tanto quanto lei. Questa torta necessita di candeline, quindi, caro mio, puoi venire qui un secondo e aggiungere le candeline? Subito dopo, ragazzi, ci mettiamo... Eh, già raggiunto il livello 2, brava patata! Ci mettiamo, dicevo, di impegno a lavorare... Su, 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 su i progetti scolastici, quindi qui. No, Charlotte, nessuno sta per passare d'età, bella di casa. Oh, ragazzi miei, sembra facile ma non lo è. Tu nel frattempo, tesoro, guarda, fai così. Partecipa alla partita. Cerca di... ...darti una calma. Charlotte, puoi sederti? Siediti, tesoro, ti prego. Non c'è bisogno di restare lì in piedi, impalata così. Credimi, va tutto bene. E questa perché? Non può semplicemente sedersi e giocare? Vi prego, fatelo. Oh, ogni tanto, ragazzi, gira bene. Non lo so come mai. Stabilità di videogioco è il male. Cioè, no, non riesco a capire perché a volte la prende, a volte no. A volte non possono sedersi e giocare. Non saprei, ragazzi. Non... Un altro mistero di The Sims. Poi vedrò, ragazzi. In caso pro proverò a collocare quell'unità familiare a vedere se me le sostituisce non lo so non saprei cosa dirvi ma lo speedcast è stato fatto ovviamente eh, patato devi concludere da solo perché lei deve andare hai per caso qui con te no allora guarda vieni qui in camera delle tue sorelle e gioca con le forme puoi farlo puoi raggiungere il livello 3 ovviamente uno degli obiettivi ragazzi sarebbe anche quello di far passare detta Tyler farlo diventare un bambino Sarebbe proprio l'ideale, ma staremo a vedere. Quindi forza, patato, impegno, mi raccomando. Tesoro, non, far, non lasciare che la tristezza prenda il sopravvento. E via. Perfetto. Qui comandiamo, basta così. Basta, direi che ti sei ripresa. Vieni qui e assisti nel progetto tuo fratello. Veloce raggiunto il livello di logica, la responsabile di Alvin è sufficiente per acquisire il tratto responsabile, raggiunto il livello 3 di pensiero, bravissimo patato, basta, vai a dormire perché tanto è inutile stressarti ancora di più, uh, fatemi vedere, lei sta presa, tua madre pure, qualcuno può andare tesoro guarda fatemi vedere qua, per favore vai tu, vai tu a prenderti cura di tuo fratello perché tanto ti sei unita al progetto, insomma, già in fase avanzata, quindi non ti preoccupare, fai una coccolina, e culla, dopodiché torni qui, e assisti nel progetto, sta andando a dormire il frugolo qua, forza patato, su, fatemi vedere, allora, dai, il movimento è quasi a livello 2, Qualcuno qua ha rotto le pere, come sempre, ma vabbè, ragazzi, ormai è un dato di fatto, lo sappiamo. Fatemi vedere un attimino la responsabilità come sta messa, perché non appena avrà massimizzato, ecco, sta proprio a palla, ragazzi. Lui può passare d'età. Diventare un giovane adulto e fine della, della faccenda. Alleluia, quindi a scuola non ci andrà. È il compagno di Benedict. Il tempo vuole, vero? Oh eh sì, anche il piccolino è pronto per passare d'età. Ma quello che interessa a noi è far passare dei tasti due, quindi, cara, potresti cortesemente concentrarti e sbrigarti a massimizzare sta responsabilità, tesoro? Faresti un favore a tutti noi. Alvin ha finito il progetto, perfetto. Uh, la responsabilità di Savanna è sufficiente. Non è lei, Savannah, fermi tutti, ragazzi. Me l'ha preso un coccolone. Fermi. Eccola qui nuova stravaganza, eh, bomba emotiva, bene, ci manca, perfetto, abbiamo una bomba emotiva in casa ragazzi, ma possiamo, possiamo accettarla come cosa, adesso, si, sì, hai raggiunto il livello 3 di un'abilità, tesoro, devi semplicemente fare i compiti, questi li vendiamo, tanto non servono più, fai i compiti, e sicuramente ragazzi, prenderà una pozione di Charlotte, perché non può farcela, altrimenti, Uh, mi sa che le avevo finite, sì Charlotte le devi riprendere. Le devi riprendere assolutamente. Forza, forza, cara la mia Charlotte. La salvezza sono proprio queste pozioni. Perfetto, prendiamone giusto un paio ragazzi. Ok. Vai, un bel solutore di stati umorali, tesoro, te lo bevi subito. Prima di fare i compiti, così sei bella, fresca come una rosa, questo lo diamo ad Alvin e se lo terrà come ricordino, fatemi vedere lei ragazzi, perché lei fondamentalmente potrebbe passarmi d'età. Ha fatto il suo dovere. Magari facciamo una cosa, senza che sprechiamo un altro progetto scolastico ragazzi, perché sinceramente no, vieni a lavarti i denti un paio di volte, due o tre volte, così siamo tranquilli. E intanto che aspettiamo, cocco bello tu fai un pisolo, perché vorrei tanto che Charlotte mi raggiungesse il livello 5 quantomeno, puoi farcela tesoro? Oppure i tuoi figli passeranno d'età senza di te, sappi, lo fai un po' come ti pare. Allora dunque tesoro mio, devi fare i compiti, fai i compiti, se vuoi puoi accomodarti qui, se no falli dove vuoi. 800 sedie vanno sempre in quella cameretta, ragazzi. Oh, boh. Ah no, rimane qui. Strano, ma vero. Ok. Perfetto, hai fatto ciò che dovevi anche tu. Allora, guarda, fai una cosa. Non sei stanca pure tu. Guarda, siediti. Aspettiamo un secondo che tua madre si decida a concludere. Altrimenti, ragazzi, se vedo che le cosa, la cosa va per le lunghe... Entro le 7 del mattino non sono riusciti a passare d'età. Cioè, Charlotte, o meglio, non ha finito. Li faccio passare io d'età. Con o senza la nostra Charlotte. Quindi, Charlotte, ti consiglio di darti una mossa. Perché i tuoi figli sono ansiosi di passare d'età, e anch'io sono ansiosa che passino d'età. E che alla fine di questo episodio smammino da sta casa. Sarebbe proprio se fantastico. Quindi, forza, veloce. Ok, tu qui? Beh, io un altro pisolino, caro, me lo farei. Sono sicura che tua sorella al posto tuo vorrebbe pisolare. Quindi, dai. Eh, Abby Turner ha finito i compiti di oggi. Fantastico. Fai anche le attività extracurricolari, tesoro, su? Così ti togli il pensiero. Sai tu cosa potresti fare? Potresti aiutarla. Ah, no, perché vabbè, siete coetane, Quindi, oggettivamente, non puoi. Niente, devi aspettare tesoro, tua madre ha quasi finito. Dai, dai. Charlotte, cara, fra un'ora questi dovrebbero andare a scuola. Perfetto, ho raggiunto il livello 5. Basta così Charlotte e facciamoli passare d'età. Vai. Esprimi un desiderio Alvin, vi ricordo che quando sono adolescenti possono passare d'età prima del tempo perché lui sta passando d'età ragazzi. Con ben 10 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, diciamo standard, quando hanno ottenuto il 10 a scuola e quando hanno ottenuto ehm, un valore caratteriale sviluppato al massimo o in positivo, quindi con la barra verde piena, o in negativo, quindi con la barra rossa piena. Però pensiamo ad Alvin adesso, forza, diamoci una mossa, patato, perché poi deve passare detta anche tua sorella, e fra 40 secondi dovresti andare a scuola. Quindi auguri, perfetto, 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 perfetto. Alvin sta per diventare un giovane adulto, ragazzi. Conciato così, ma sì! Un giovane adulto! Non è meraviglioso! E chissà se la mod deciderà di buggarsi anche a sto giro. Forse non lo sapremo mai, forza su. Caro, passa d'età velocemente perché guarda qua è un calvario. Perfetto, uno è passato d'età. Ora patata, corri a mettere le candeline. Sì, va bene, tutti mandano regali, ci sta per carità. E facciamo passare d'età anche lei perché è 10 a scuola ragazzi e anche lei ha raggiunto... Vedete il valore è... Il valore caratteriale sviluppato, ragazzi, appalla nel senso eh, non che debba essere per forza riempita tutta la barra verde, deve esserci questo simbolino, la stella, nel caso se viene sviluppato in modo positivo, o il simbolo rosso che sembra tipo un lampo, sì, un fulmine, una cosa del genere, intorno eh, al simbolino se fosse stato sviluppato in modo negativo. Quindi forza tesoro che stai per andare a scuola, sbrigati, invece devi passare d'età. Esprimi un desiderio cara, veloce oh. e auguri anche alla nostra savanna che finalmente passa d'età, anche lei con un outfit particolare, ma sicuramente sta messa meglio del fratello, quindi auguri anche a te tesoro, cresci patata, cresci. Regisce la prima neve, Sì, tua madre sta in mezzo al ciurlo, me ne rendo perfettamente conto E quindi vediamo un po' come sono cresciuti i nostri ragazzi E viva e viva, ora sono giovani adulti, non devono più fare una mazza, possono fare ciò che vogliono Noi non dobbiamo stare più qui a occuparci e preoccuparci di loro Tesoro hai ah, finito? Mi raccomando Pillola anticiclo appena hai finito perché altrimenti la vedo tragica. Comunque, stavo dicendo ragazzi, cerchiamo di conoscerli un pochino meglio. Il nostro Alvin, che è conciato così, sto male per lui veramente a vederlo in questo stato, ragazzi. Sembra, non lo so, non saprei neanche descriverlo. È cresciuto con questi tratti: odio bambini, attivo, ghiottone, ok, perfetto, mentre la nostra Savanna è cresciuta con questi tratti tratti, fermi tutti, creativa, ordinata e amante della famiglia. Ah, tesoro! Proprio tutta tua madre tu, tu sei tutta tua madre. Fantastico, ragazzi, tutta sua madre, perfetto. Allora, vai a riposare, tesoro mio, dormi perché direi che ne hai fortemente bisogno e direi che anche tu, caro, potresti andare a dormire. Oh! E questo primo step è andato Tu cara hai fatto quello che dovevi? Hai concluso i compiti? Bene vai a scuola tesoro Vai Con tanta felicità vai a scuola Che succede? Perché non ci sta andando? Ragazzi ma che c'è? Ma perché? Ma come a lezione fra 24 ore? Ah, forse perché è passata d'età, ragazzi, e quindi io speravo che ci andasse oggi. Eh, niente, patata. Allora, fondamentalmente puoi fare quello che ciurlo ti pare. Sei libera di fare ciò che vuoi. Intanto fatemi vedere, il piccoletto qui ha ancora bisogno di riposarsi, quindi la nostra Charlotte, direi che basta, lascia stare. Può venire qui, fare una cura dei neonati super efficiente, fare un paio di coccoline al nostro Benedict e farlo passare. Dettagli. Tesoro, guarda, fai così. Mm, cosa posso farti fare nel frattempo? Tu, ahimè, non si sa nemmeno quale tratto tu abbia. Dai, vai ad allenarti un po'. Anzi, sai cosa puoi fare? Uh, puoi riparare Fallo tu, passa un po' di tempo, vai Chi è sta tizia adesso? Festeggia, ma chi, ma, ma chi è? Ragazzi, ma chi è entrato in casa nostra? Chi è quella tizia? Fatemela, fatemi vedere Ma è lei, è la nostra... Ah, era lei che era entrata, stava a dormire Ragazzi, porca pera, qua un macello Allora, dunque Fatemi vedere Charlotte perché voglio fare una foto poi appena il piccolino passa d'età. Quindi forza forza Charlotte mia, hai un pargolo che sta per diventare un toddlerino? Senza fornitura idrica è ora in vigore, va bene. Tanto ormai siamo abituati ragazzi a sta giornata qui. Quindi forza Charlotte, ce lo fai passare d'età sto figlio? Che stai facendo? Charlotte, devo debaggarla ragazzi. Quando è così va debaggata, quindi ti prego, fai passare d'età. Forse non te l'avevo dato io il comando per farlo passare d'età, povera. Quindi avanti tutta. Fatemelo vedere il bimbo invisibile. Eccolo. Tesorino, ma quanto è tenero anche il nostro Benedict. Anche lui, ragazzi, biondo, ma non biondo come la nostra Charlotte. Ha ripreso dal papino. Bene. Fatemi vedere come è cresciuto. Sono curiosa. Viziato. Oh, questa sì che è una gioia immensa, ragazzi. Proprio una gioia indescrivibile. Una volta che avrai finito, tesoro mio, per favore, asciuga visto che devi darti da fare in questo senso. Poi vai qui. E non puoi allenarti per quale motivo? Ah, perché sei a disagio. Ma ora andrà tutto bene, tranquilla, vai, allenati. Fai un bel allenamento, cara, passerà tutto, te lo posso assicurare. Proprio tranquillissima. Fatemi vedere se va. Vai così, tesoro, vai, vai. Ora dobbiamo occuparci di questo Nanetto che deve, qualcuno gli deve insegnare, Charlotte lascia stare tuo figlio, occupati dell'altro, quindi insegna a usare il vasino al piccolo Tyler, mentre il piccolo Benedict potrebbe scendere dalle braccine di mamma, venire qui e sviluppare, ragazzi, i miei, la comunicazione, quindi inizia a balbettare. Veramente come se non ci fosse un domani, forza. Vai, vai. Vai, patato, vai. Oh, la mamma sta arrivando, tesoro. Per favore, resisti. Tienitela, tienitela. Charlotte, ma stai arrivando, sì o no? Ok. Forza, forza, andiamo a usare il vasino, Kengo. No, Kengo, ti prego. Corri, Charlotte. Perfetto, Irene Rifiuta. Perfetto. Oh, Charlotte se tu riuscissi a far arrivare questo pargoletto a livello 3 sarebbe strepitoso. A livello 3 non ce la faremo mai, però, praticamente impossibile fare questa cosa. Ok, perfetto. Questa la mettiamo via. Tiriamo fuori qualcosina per. Il brunch? Sì. Perché l'orario è questo, direi. Va bene, dai, qualcosa per una colazione un po'. Tarda, ragazzi. Perché effettivamente. È un po' tardiva questa colazione. Vai, prendi una porzione. Tu, come stai messa? Oh, fammi vedere il prossimo step. Consegui il livello 7 delle abilità di fabbricazione. Raccogli insetti da un allevamento tre volte. Come si fa? Si possono raccogliere vari materiali dall'allevamento di insetti, cioè. Quindi dobbiamo occuparcene seriamente. Fai, ripulisci l'allevamento di insetti, Charlotte. Eh, direi che è la cosa migliore. E crea 5 candele. Perfetto, ci daremo da fare anche con quelle 5 candele. Patato, mi raccomando, vai. Eh. Poi, dai, tu continua. Ti prego, raggiungi il livello 3. Diamoci tutti quanti molto, molto da fare. Perché è proprio l'ideale, vai così, patatino, perfetto. Charlotte Lilith. Santo cielo, non me le fa fare le donazioni, basta. Dai, è attaccata dalle api, perfetto. Ok, Charlotte, ti prego. Facciamo, alleviamo. Dai, scarabèi bombardieri, Charlotte. Raccolta non pronta, quindi dobbiamo nutrirli. Dai. Intanto hai raggiunto il livello 2 di movimento, che non è poco patato eh Già, l'energia è così ragazzi, mamma mia Hai raggiunto il livello 3 patatino, guarda sei stato bravissimo Vieni a prendere anche tu una porzione Qua come va? Vai vai vai, oltre i limiti L'hai fatti i compiti tesoro, non saprei cos'altro dirti Ah, oh, santo cielo, ragazzi miei, la nostra Charlotte. Quanta strada ha fatto. Veramente, veramente tanta strada. Allora, dunque, Charlotte, mia. Vediamo un po'. Possiamo andare a creare. No, vabbè, vieni prima a mangiare qualcosa dai. Dobbiamo prima preoccuparci di questo nanetto. Assolutamente, perché deve passarmi di età, ragazzi, sì, no, guarda, non ce ne frega niente di qualunque cosa sia. Ciao, è stato bello, ma anche no. Quindi Charlotte Tesoro Veloce, che poi questo nanettino ha da fare. Devi insegnargli ancora. Eh, L'immaginazione, vabbè, quello fa da solo. Però devi insegnargli sicuramente il movimento e il vasino. Quindi ce n'è da fare, forza. Potremmo anche accendere la TV. Quindi guarda un canale. Mettiamo. Il canale musicale, non l'ho mai messo ragazzi, tra l'altro. Sì, i figli stanno sempre qui, va bene, meraviglioso. Guarda, Patato, guarda un po' di canale musicale, dai. Ti diverti e si diverte anche tuo fratello. Patata, poi dopo dovrei venire a ripulire i piatti perché così sviluppiamo la tua educazione, eh. Kengo, ti prego. Mi dispiace doverti dire di no, ma è no. Davvero è no. Qui con Alvin, come siamo messi? Ti vai di guardare un film, una serie TV insieme? No, tesoro. Davvero. Non me lo fa selezionare, ragazzi, in questo momento. Forse è colpa di qualche rallentamento del gioco? Eccolo qua, ora sì. Allora, caro, guarda, puoi alzarti. Vieni qui, ti fai subito. Una bella doccia, no è vero una doccia no, però va in bagno, qui ci sono 5 porzioni, ne puoi prendere una, mentre mamma Charlotte, cosa sta sviluppando lui tra l'altro, scusate ma, uh l'immaginazione, si sì, si sì, arriva a livello 2 patato.